Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. I primi che andiamo a colpire sono le vittime di questi reati stessi, che non trovano gratificata la loro giusta, doverosa esigenza di giustizia. Per questo chiediamo di guardare con attenzione ai colleghi di maggioranza e opposizione, concludo Presidente, l'emendamento 1.75, perché riteniamo che se andiamo ad escludere perlomeno alcuni reati particolarmente pericolosi per la tenuta del sistema sociale, penso che tutti insieme riusciamo a fare un buon servizio al Paese e riusciamo a mettere in prima fila le vittime del reato e non i carnefici. Grazie. Ma voi pensate che una volta che avete fatto questo provvedimento uno riesca a stare 6 anni sul divano del proprio appartamento? Domanda. Risposta: impossibile. Allora, come pensate di poter fare questo provvedimento e dare la discrezionalità a quel giudice, proprio il Popolo Libertà che dice sempre che i giudici hanno troppo potere, gliela date ancora più potere, perché è a discrezione del giudice dare i domiciliari. È un problema reale il sovraffollamento, un problema reale che gli extracomunitari sono la maggioranza dei detenuti, un problema reale la non espiazione della pena, un problema reale la non certezza della pena. Ecco, un provvedimento come questo da parte del governo, da parte di un governo responsabile, andava abbinato ad un altro provvedimento che era la soluzione a questo problema. Noi ai cittadini dobbiamo dare delle risposte congruenti anche con quella che è l'aspettativa di sicurezza in un momento in cui tutto diventa più difficile. Una difficoltà che non nasce solamente dalla crisi economica, ma nasce anche da una crisi di identità. Ministro, ascolti. E riteniamo che la consulta sia stata sotto questo profilo scandalosa. Perché nel prevedere che anche nei fronti di un reato di stupro di gruppo sia stata esclusa la custodia cautelare perché sono ammesse delle pene alternative. Le pene alternative di cui stiamo andando a parlare proprio oggi. E quindi cos'è che vogliamo noi? Noi vogliamo solo il rigore della legge, perché è giusto che la legge sia rigorosa. Il nostro voto penso che sia abbastanza chiaro. Il gruppo della Lega Nord esprime convintamente il suo dissenso. No allo svuota carceri, no all'indulto, no ai delinquenti per strada. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.